altro importante traguardo che abbiamo raggiunto era, o è, quello del divieto di utilizzo da parte dei bambini e minorenni delle macchinette che distribuiscono i ticket italiani di premio, che è poi l'oggetto anche della discussione di oggi. E questo progetto, questa parte era stata approvata in seguito alla presentazione di un nostro emendamento, che poi è stato bocciato, ma in realtà poi è stato approvato un emendamento essenzialmente molto simile, e che faceva parte appunto di quel testo organico che noi avevamo proposto a suo tempo. Quindi specifichiamo: il divieto di ticket redemption nella nostra regione in realtà ad oggi esiste già per i minori di 18 anni. Quelle macchinette, anche se sono legali, ormai sono presenti in tantissime sale gioco e in centri commerciali. Qual è il problema di queste macchinette? È che pare, e ci sono pareri autorevoli, che generino degli atteggiamenti compulsivi e di dipendenza, proprio perché purtroppo la maggior parte, non tutte, ma la maggior parte di queste macchinette ripropongono meccanismi tipici del gioco d'azzardo e del gioco di fortuna. Se voi andate in una di queste sale, tirate la leva, gira la ruota della fortuna, se siete fortunati vincete molti ticket, altrimenti di meno. Su queste macchinette spesso appare la scritta jackpot in alto, che richiama proprio il fatto che, avendo già giocate molte persone su quella macchinetta, se sei fortunato puoi vincere un numero ulteriore di ticket. Questo tipo di provvedimento è presente in Basilicata, in Friuli, anche qui fra l'altro su proposta del Movimento 5 Stelle, e anche in Valle d'Aosta. E anche in altre molte regioni ci sono indirizzi politici proprio per andare ad aggiornare e implementare questo divieto. Quindi oggi, il segnale che diamo oggi come regione non è bellissimo, perché andiamo a togliere una norma in vigore e inserire un regolamento attuativo che anche in questo caso, come per le distanze, rischia di introdurre una dilazione dell'applicazione. Quindi ben venga l'ordine del giorno che dice però lo facciamo in tempi rapidi e certi e coinvolgiamo tutte le associazioni e gli esperti che ci stanno dicendo che lì c'è un pericolo, e non è bello neanche che qualcuno abbia dichiarato che l'approvazione di questo provvedimento è stato un errore. Probabilmente è stata una forzatura di chi ha fatto il comunicato stampa. Quindi magari oggi è anche il giorno e l'occasione di ribadire invece che quella scelta non è un errore. Quella scelta va fatta prevedendo sicuramente un regolamento attuativo, ma quella scelta va fatta e non è un errore. Perché? Perché diverse caratteristiche della ticket redemption hanno i meccanismi di gioco, velocità, ripetitività, casualità e ricerca del premio, che sono sostanzialmente simili a quelle delle slot machine. E allora, come c'è un rischio di dipendenza negli adulti, rischiamo di creare un rischio di dipendenza da quel tipo di gioco e di preparazione culturale al gioco d'azzardo vero e proprio, e quindi alla patologia del gioco d'azzardo, anche nei bambini. E quindi su questo, secondo noi, non si discute. Quindi di per sé il gioco, l'amusement, come lo chiamano alcuni del settore, è positivo e buono, ma non va confuso col gambling. Bene quindi, ad esempio, che in occasione della fiera di Rimini, dell'Enada Primavera, che parla di gioco d'azzardo, chi fa solo amusement si sia trasferito da un'altra parte, proprio perché concettualmente, secondo noi, questi due tipi di gioco devono rimanere separati. Quindi bene che si siano tenute due fiere separate, bene secondo me anche che chi gestisce le sale gioco per bambini tenga ben separata la sala da gioco per bambini e le sale slot, come purtroppo invece succede troppo spesso in Riviera, dove sale da gioco da bambini ormai sono praticamente sempre abbinate alla sala slot. C'è la norma che dice che l'ingresso deve essere ben separato, vietato ai minori di 18 anni, però questa commistione crea rischio e crea dubbi. Quindi bene le fiere separate, ma anche noi crediamo bene anche le sale ben separate. Con tutte queste proposte non intendiamo criminalizzare i gestori delle sale da gioco, però riteniamo che il dovere del legislatore sia quello di tutelare i minori e di tutelare i cittadini dal gioco d'azzardo. L'invito che faccio anche oggi è quindi che quel regolamento sulle distanze
e questo regolamento sulla ticket redemption vengono attuati secondo i tempi stabiliti, in maniera certa, e dovranno concedere sconti o, diciamo, dare possibilità di interpretazione che su questo argomento la Regione Emilia-Romagna apre dei pericolosi varchi. Grazie.